Quando parliamo di difetti estrapolari, chiaramente ci rifacciamo alla classificazione di Paprovski che ci permette di definire l'entità del difetto della parità di sostanza. Come in questo caso classificato come 2C, lo stelo era stabile e si trattava di revisionare la componente acetabolare. C'è una perdita di sostanza, ma le pareti e le colonne sono continenti, per cui è sufficiente utilizzare degli innesti cortico-spongiosi per riempire il difetto e possiamo ottenere una buona stabilità con queste coppe acetabolari a presa polare stabilizzate con delle viti. Questa è la radiografia post-operatoria della ricostruzione. In questo caso lo stelo era stato mantenuto in sede. Quando manteniamo in sede lo stelo in ricostruzioni come queste è sempre molto importante cercare di ristabilire il centro di rotazione, di fare un accurato planning per evitare dismetrie. Quando invece il difetto è un tipo 3, abbiamo un'osteolisi più estesa, una perdita di sostanza del tetto, ma soprattutto delle pareti e delle colonne che non ci permettono una presa polare. Vediamo questo caso con un difetto tipo 3B, un'estesa perdita di sostanza acetabolare, per acetabolare iliaca ed ischiatica, accompagnata anche da una estesa perdita di sostanza femorale e l'osso è molto porotico. Questo era uno stelo a superficie porosa, sono degli steli che determinano un esteso e un grave stress shielding attorno agli steli con una perdita di sostanza femorale. In questo caso abbiamo asportato le componenti acetabolare e anche la componente femorale. La perdita di sostanza era molto estesa, l'osso porotico non di buona qualità. In questi casi preferiamo utilizzare una ricostruzione con anelli, che sono anelli però cementati. La cavità viene riempita di innesti cortico-spongiosi e l'anello viene avvitato e cementato. Questa è la radiografia. Vedete, il difetto è riempito di innesti cortico-spongiosi e l'anello viene cementato sugli innesti e avvitato a livello iliaco e a livello ischiatico in modo da fare da ponte. I casi estremi sono invece quelli dove c'è discontinuità pelvica e un difetto oppure un difetto acetabolare pelvico massivo. Un altro scenario clinico è quello degli pseudotumori che possono derivare reazione da corpo estraneo provocata da vari tipi di detriti. Quelli che sono implicati più di frequente sono gli ioni metallici. Sappiamo del problema degli pseudotumori nelle protesi dove c'è un accoppiamento metallo-metallo. Questo era un caso che viene revisionato. Lo pseudotumore viene asportato, non è così importante asportarlo completamente, soprattutto in caso di pseudotumori endopelvici. L'importante è rimuovere la causa dello pseudotumore. In questo caso abbiamo asportato naturalmente le componenti acetabolari, la testa, abbiamo lasciato la componente femorale. In questi casi possiamo utilizzare delle ricostruzioni non cementate quando la qualità ossea è buona, come questo cotile a presa polare avvitato nell'ileo, al di sopra del quale viene posizionato questo anello antiprotrusione con una flange inserita nell'ischio. Queste sono ricostruzioni non cementate che in una situazione come questa hanno degli ottimi risultati. In alcuni casi i pazienti sono stati sottoposti a revisione multiple e quando siamo di fronte a uno pseudotumore in un paziente che ha subito diverse revisioni, il rischio di infezione della nostra revisione è molto alto. Grazie dell'attenzione. Comincio con Domenico Campanacci. Tanto complimenti perché veramente fai sempre degli interventi importanti. Allora, è molto importante quello che hai detto sullo pseudotumore. Siccome inizialmente si diceva andare a inseguire, e a volte non sempre era facile dalla via che avevi scelto andare a inseguire tutto lo pseudotumore, a volte ti costringeva a fare un'ulteriore via. Invece, giustamente, come hai detto, togliere quello che è da togliere, poi si toglie la causa.
che ha prodotto lo pseudotumore. Lo ribadisci questo concetto? Come... Sì, assolutamente. Questo è quello che dice anche la letteratura. È stato visto che nel momento in cui si toglie la causa, perché viene a mancare l'accoppiamento che determina la produzione di detriti, perché ricordiamo che non è solo il metallo che produce gli pseudotumori, anche altri detriti, anche se la malattia della polietilene, ma anche gli accoppiamenti con la ceramica possono produrre pseudotumori, ci possono essere forme di allergie ai metalli. Nel caso si vada a rimuovere la causa, non è indispensabile asportare completamente lo pseudotumore, anche perché spesso è difficile, se questi pseudotumori endopelvici, se tu non fai una via iliofemorale, non li asporti con la classica postrolaterale o con la via anterolaterale. Quindi questo è il messaggio, ecco, se bisogna andare a rischiare per asportare completamente lo pseudotumore, possiamo anche forse evitarlo. Questo naturalmente dovrebbe essere validato da studi prospettici, queste cose in letteratura sono state dette da report aneddotici, per cui questo sarebbe anche un campo di ricerca interessante da portare avanti. Ho visto che in casi molto complessi hai utilizzato praticamente il due tempi, giustamente ti aiuta e ti previene la possibilità di una infezione latente. Però ho visto che poi è utilizzato come delle strutture tridimensionali, quindi forse ti aiuta anche nello studio di questi pazienti e nel poter fare forse una pianificazione, uno strumento più adeguato, più orientato proprio a quel paziente o no? Assolutamente è vero. In primo luogo il primo messaggio è che il numero di revisioni a cui è stato sottoposto il paziente è un fattore di rischio per le infezioni, cioè più volte è stato operato più aumenta il rischio di infezione nella revisione. Quando ci troviamo di fronte a uno pseudotumore e a una perdita di sostanza importante, se vogliamo fare un planning e costruire, progettare un custom made, il nostro progetto sarà sicuramente alterato dagli artefatti dovuti alla presenza del metallo della protesi. E come si diceva prima nel simposio precedente, finché io non rimuovo le componenti e non sono all'interno del campo operatorio, non so esattamente qual è l'entità della mia perdita ossea, sia acetabolare che femorale. Ed è per questo che è importante questo concetto e questa prospettiva dell'intervento in due tempi, anche perché con lo spazzatore di cemento in sede, il cemento produce meno artefatti rispetto al metallo, e per cui il nostro planning del custom made è sicuramente più affidabile con lo spazzatore in cemento.